Ciao a tutti ragazzi, io sono Smith. Benvenuti in questo primo tutorial del 2015, perché ho già fatto tutorial nell'anno scorso, però con un computer del e quindi lasciamo stare. Oggi vi mostrerò come installare mod su GTA San Andreas. In seguito mostrerò anche come installare GTA San Andreas, altrimenti non avrebbe senso. Come installare mod di GTA San Andreas e soprattutto scaricare le mod, scaricare questo programma, che è facilissimo. Attenzione, non ci vuole nulla, basta andare sul browser Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, cosa cazzo volete. Basta scrivere download GTA mod installer, già spunta installer, vi spunterà un download Softonic, che potreste farlo con anche gli altri, però questo qui mi sono trovato benissimo, in 2 secondi sono riuscito ad scaricarlo. Basta premere download gratis scusate. Poi a posto di fare questo, perché altrimenti vi scaricherà il launcher di Softonic mezz'ora, basta premere qui sotto download alternativo. In questo modo vi porterà in questo altro sito lui stesso, dove potrete premere questo download e partirà da solo. Partire download, lo installate, e per le mod andiamo su quest'altro sito. Basta scrivere GTA mod, in questo caso spunterà questo qui. Tutti gli altri sono comunque buoni, ma io questo qui me lo conservo e lo metterò in descrizione. In questo tutorial andiamo a parlare di auto, perché per installare tutte le altre cose, tipo biciclette, moto e quant'altro, serve IMG Tools. Lo farò anche per quel tutorial. Intanto andiamo qui. Io sceglierò una Chevrolet che ho già scaricato, intanto vi faccio vedere come si va, perché mi sembra giusto. Andiamo sul numero 2, perché mi sembra che era qui. Eccola qui, Chevrolet Camaro SS. Da notare, lei e anche lei soprattutto. Va bene, basta cliccare qui, poi andrà sul download e partirà tutto. Una volta fatto questo, mi uscirà questo file RAR. Apriamo il programma. Un attimo che vado a vedere se già c'è. Esatto, infatti questa dobbiamo disinstallarla, perché voglio farvi vedere come si installa la mod. Allora, apriamo il nostro programmino. Andremo ad cliccare installa mod. Andiamo a inserire la nostra directory, perché lasciarla così io non mi fido. Meglio perderò 5 secondi in più, ma almeno sono sicuro che l'andrà ad installare lì. Programmi x86, andiamo a cercare Rockstar Games, GTA San Andreas. Ok, un consiglio che vi do, che se avete un computer di fascia bassa, tipo come l'avevo io, non andate a installare mod, perché è assolutamente insopportabile, inizia a crashare e io tipo non mi ero mai litigato in vita mia, mi litigavo con il computer. Bene, se avete un file zip come noi in questo caso, lasciate la spunta qui, altrimenti se avete una cartella su folder, io la lascio qui. Andiamo a cercarla, la troveremo subito, perché è qui, avanti, continua. Qui ci dirà a posto di quale macchina vogliamo sostituire la nostra Camaro, lasciamolo per com'è. Qui invece, come avete visto prima, andiamo a scrivere il nome della nostra auto, per chi sa dovremmo disinstallarla. Questo non andrà a cambiare il nome di GTA San Andreas come tanti dicevano, ma servirà appunto per chi sa se dovesse installare la nostra mod. Fatto questo, mod installed, basta fare exit e noi ci vediamo all'interno del gioco per farvi vedere che tutto funziona. Ed eccoci qui, benvenuti. Questo è il nostro gioco, io ho il joystick, quindi sarà molto più facile per me giocare. Adesso vi farò vedere che il tutto funziona.
in che modo andare a trovare la macchina, come farlo nel miglior modo, perché andare a trovare camminando per strada così è praticamente impossibile. Adesso ne andiamo a scrivere. Rieccoci qua, scusate, ma ho dovuto spezzare un attimo il video perché non so perché non entrava nel gioco, non partiva. Perfetto, come ho detto prima, bisogna scrivere Heavy Renaissance Rich con la H. Allora, Heavy Renaissance Rich. Perfetto. La prima I è una Y e non è una I. Vabbè, passiamo direttamente a farvi vedere il tutto. Ok. Dovremmo trovarla molto facilmente. Casomai spezze dura troppo e spezzerò un pochettino il video. Toglietevi, cazzo. Oddio, l'ho ucciso. Vabbè. Oh, questa mi serve, questa mi serve, questa mi serve, sbirro di merda. Cioè, se non riesco a trovarla me la prendo proprio male. Ma male. Che mi sono fatto. Ma andava a fanculo. Forse l'unico posto dove possiamo trovarla è su questa autostrada, adesso vediamo. Ci sto facendo un gameplay alla fine. Fanculo. Ah, trovata! Lei, dimmi che è lei, dimmi che è lei. Mi sembra di avere... Eccola qui, ragazzi. L'abbiamo trovata, adesso sarà... E dai, ma non si vuole fare prendere. Vabbè, si è fermata qui. Ehi, ehi! Fermati, pezzo di merda. Eccola qui, l'abbiamo trovata. Questa è la nostra Camaro. Bella la musica. Vabbè. Chiudiamo questo sportello, ok. Questa è la nostra camera, l'abbiamo trovata. È stata un po' difficile trovarla, però penso sicuro che adesso, essendo che l'ho trovata, ce l'ho io, come sempre in GTA, adesso ce l'avranno tutti. Io cammino per strada e la trovo tipo di tutte le tonalità dei colori che esistono, dal blu porpora al marrone cacca. Questa è la nostra camera. Funzionante in tutto, particolari bellissimi. Io amo la Camaro, bellissimo. Vediamo se si vede. Tornerò a casa, spezzerò il video e la farò vedere all'interno tramite la fotocamera che prenderò nella mia stanza. Ce l'ho conservata nel cassetto, vaffanculo. Eccola qui. E adesso la farò vedere all'interno. Come potete vedere è molto accessorata anche all'interno, perché è una bellissima auto. Andiamo a... Bellissima, c'è uno stereo tipo spettacolare. Bellissimo. Perché ti sei appoggiato lì? Perché? Dimmi perché. Devi morire adesso. Bentornati ragazzi, dopo questo video che ha mostrato che il tutto funziona, io vi saluto, lascio il link in descrizione.